Ciao cari vapers, sono sempre io, Leandro di Amici del Fumo, e questa volta volevo parlarvi della nuova arrivata in casa Pine for You. L'azienda ha legato da sempre il suo nome a quello della I, il primo CPI che monta nelle sue box è l'SX130. È una scommessa, non si sa se il prodotto vende. Vende tantissimo e da lì la Pine for You consolida la collaborazione con l'azienda che da allora in poi realizzerà i migliori circuiti per sigarette elettroniche. La box in questione è l'IPV Mini, 30 W di potenza, è l'unico dispositivo di fascia economica ad essere dotato della doppia modalità di erogazione, PWM scarico modulato, meno aggressivo e DC scarico standard. La IPV2 equipaggia l'SX330, lo stesso chip della sigle 50 W, 0,5 ohm di minimo leggibile, 50 W erogabili. Dopo poco ecco arrivare il chip SX330V3 che viene inserito nella IPV3. Fenomenale, legge testine a 0,1 ohm. La Pine for You realizza altre box e diventa leggenda. Oggi parleremo del suo nuovo prodotto. Vai con la sigla! Nuova, nuovissima recensione. Questa volta parleremo di un oggettino che desta scalpore nella mente di vapers, un oggettino che ci ha abituato bene e male. Stiamo parlando della Pine for You, che con la sua 6X, con tutti i prodotti di Pine for You, ci ha abituato bene e male. Perché bene e male? Perché in sostanza molti suoi prodotti avevano delle problematiche. Un po' la scocca sotto che se ne venivano le batterie, un po' la difficoltà di tenere il circuito dopo 2, 3 mesi, 5 mesi dall'utilizzo si danneggiava, e invece ora si è uscita con la IPV Vesta 200 W. Ecco qui l'oggettino, il package, vediamo le informazioni tecniche sul retro del nostro scatolino. Quello che c'è all'interno, quindi IPV Vesta Mod, un caricatore USB e un manuale di istruzioni. Colorazioni disponibili sono rossa, bianca, silver, black, gun color. Ok, apriamola. Ecco qui è già caduto il manuale di istruzioni. Apriamola. Scattiamolo. Ecco qui, bella davvero. Stavolta hanno curato anche l'estetica, non come le prime. Ora la vediamo comunque da vicino e poi alla fine la proveremo e vediamo come spinge, anche se circuiti sappiamo che spingono alla grande, però restate con noi. Ecco la nostra box vista da vicino, vediamo dove per l'inserimento del cavo USB è qui in alto, molto bella esteticamente, gomma puntellata, qua è molto ergonomica comunque. Apriamo lo sportellino per l'inserimento delle nostre due 18650, che ora andiamo a inserire qui col positivo in basso, qua col negativo in alto. Chiudiamo lo sportellino, sembra comunque che non sia come l'IPV6X perché è molto più solido, i tasti più e meno, il tasto fire, sì, molto robusti. E lo accendiamo con 5 clic. Ecco la scritta Pine for You IPV Distel. Ecco qui, qua è il circuito, qui è per aumentare, arriva a 200 watt come abbiamo visto, qua è per diminuire, uno, due, tre, e accediamo al menu? No, lo blocchiamo con 3 clic, 1, 2, 3, lo sblocchiamo,
qua cerca l'atomizzatore che ancora non abbiamo inserito. 5 clic, accediamo al menu 1, 2, 3, 4 e 5. Qui possiamo col tasto Fire cambiare le varie impostazioni. La modalità è Power, in questo caso noi andremo in funzione wattaggio. Se pigiamo Joule invece accediamo al controllo della temperatura. Non ci interessa, vedete? Gradi centigradi, ok, 200. La versione del nostro chip è l'SX410. Usciamo comunque dal chip, se vedete qui ho impostato la versione Joule, ma a noi non ci interessa, quindi accediamo di nuovo al menu 1, 2, 3, 4 e 5 e cambiamo la nostra versione in modalità Power, in modalità wattaggio. Pigiamo il tasto Fire, questa è la versione, usciamo dal menu. Se vogliamo cambiare il wattaggio è un po' come avere tutti i dispositivi della I, quindi tutte le SX, chi ha avuto modo di provarle. In che senso? Per cambiare il wattaggio noi dobbiamo pigiare due volte il tasto più 1 e 2, andiamo su ADJ e qua possiamo cambiare il wattaggio. Se noi invece pigiamo direttamente il tasto meno, noi andiamo, possiamo cambiare le varie impostazioni, standard, powerful, soft, quindi come vogliamo l'aggressività del nostro circuito. Ora proviamola. Allora abbiamo montato il gun, la versione 1.5, come spinge? Spinge bene, o come erogazione di corrente è regolare, perfetto. Fa paura, come sempre il circuito I non fallisce mai, spinge molto di più di tutte le box che abbiamo provato, quelle di fascia economica ovviamente, quindi parliamo anche della Smoke, parliamo della Sigley, parliamo dell'Eliaf, ovviamente della Joytech, spinge 4 se non 5 volte di più. Posso provare? Prego. Mo dobbiamo vedere. Mo dobbiamo vedere solamente non credo. L'affidabilità del dispositivo. Quindi l'affidabilità del bagno. 364. Batterina, pannello, 365. Chi ha fatto questo, no? Pioneer for you. Pioneer for you. Pioneer for you. Bellissimo. Comunque pure come materiale. Secondo me l'impugnatura è comoda. Arriva a 200 watt e secondo me messo a confronto pure. Stiamo a confronto con l'SX, abbiamo un'altezza. L'altezza si sa, è mezza bellezza, quindi Vabbè, non è come l'SX, però rispetto a tutto quello che c'è nel mercato, sinceramente. Per avere un circuito, scusa l'SX, per avere un circuito, però, per avere un circuito di fascia, per avere un circuito di fascia economica, per avere una box che non spendi comunque 200 euro. Comunque è un ottimo circuito. Va benissimo. Allora io posso dire che la stavo sfruttando a 70 watt l'SX. Si avvicina molto come spinta questa volta, si può dire costa poco e ti diverti per quello che ti dà la Pioneer for You. Abbiamo avuto il supporto di vapore da un'altra persona. Salite sulla giostra di Amici del Fumo, ultimo giro, ultima corsa. Iscrivetevi al canale. Aspetta, portiamola a 4 volte. Iscrivetevi. Allora, display a riprendere le vecchie 6. Già ho spiegato, quindi non serve a nulla stavolta. No, dovevi solo perdere. Bello. Mi piace. Dovevi allora, rispetto alle altre, quando già non il voltaggio un po', diciamo, la dice 4 volte, ma non è mai regolare, diciamo. Non è reale. Questo qua perdi molto, anche se sembra una stupidata, però perdi molto a livello di resa romanica. Qua invece qua è perfetto, mi dà la stessa sensazione, la stessa esperienza di svago con le circuito più veritiero. Ok, si può dire anche un'altra cosa,
non la volevamo portare perché comunque visti i fallimenti non siamo nella zona di sì. Vabbè, visti i fallimenti delle altre non volevamo portarla, però questo sarà un prodotto azzeccatissimo. Iscrivetevi al canale.